Le strade nemiche dei giovani, tre incidenti a distanza di poche ore tra il versante occidentale e quello orientale della provincia ionica, feriti sei ragazzi, due in prognosi riservata, uno in coma. Ad avere la peggio Cesare Genco viaggiava con un suo amico su una moto di grossa cilindrata, per cause ancora in corso di accertamento il mezzo è uscito fuori strada, rovinosa la caduta sull'asfalto, il 39enne ha riportato traumi e lesioni su tutto il corpo, il fatto è accaduto a Mottola, dei due centauri uno è illeso ad eccezione di qualche lieve ferita, l'altro appunto in coma. Difficile il lavoro dei soccorritori considerando che il motociclista non aveva con sé alcun documento. Nelle prime ore è stato anche complicato risalire alla sua identità. Immediato l'intervento del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Santissima Annunziata dove è al momento ricoverato. I sanitari hanno già effettuato TAC e controlli di routine, ma le sue condizioni restano gravissime. A distanza di un paio d'ore un altro episodio...